bambini, io sono la dottoressa Blues. Oggi voglio fare un grande regalo alla mia amica Lucetta. Mi è venuta un'idea molto creativa. Mi volete aiutare? Benissimo, guardate, intanto c'è questa scatolina qua. Guardatela bene e cats a gratte della giostra. Sono delle idee molto creative, dei disegni che possiamo fare per i nostri amici. E sono anche semplici da fare per chi non è bravo a disegnare come me. Ora le andremo a vedere per bene. Guardate bene la scatola, è bellissima. Da 5 anni su, qua ti dice come farlo. È facile, praticamente è carta da grattare. È la traduzione letteraria. Benissimo, ora vi faccio vedere. Prendiamo la scatola, la apriamo, sollevamo le linguette così, sono già sollevate, e lo apriamo. Ora facciamo un bel disegno per la nostra amica Lucetta. Benissimo, quello che ci serve è un foglio che esce dalla scatola, perché è un foglio speciale. Questa speciale penna per grattare, questo per tenere fermo i disegni e ovviamente i disegni. Guardate, c'è questo qui e poi abbiamo anche questo qua. Guardate, ci sono veramente tantissimi disegni. Ci sono animali e ci sono foglie, cose, e c'è un sacco di roba qua dentro. Anche qua bambini, guardate, cuoricini, quadrati, quadrifogli, c'è di tutto. Invece abbiamo, guardate, lettere, numeri, simboli e qua la parte mancante dell'alfabeto, dalla A alla U. E questo l'abbiamo sull'altro foglio, non c'entrava. Benissimo, io voglio fare un bel regalo a Lucetta, quindi le voglio fare un bel disegno. Cosa le possiamo disegnare? Vediamo. Ho un'idea! Possiamo disegnare lei e i suoi amici. Ma non sono bravissima, se no cosa possiamo fare? Disegno le cose che lei ama di più. Benissimo, allora cominciamo. A Lucetta piacciono molto i colori e le cose creative, quindi questo è il regalo che fa per lei. Ci avviciniamo e calchiamo con questo più chiaro. Questo calchiamo la linea, no? Lo possiamo lasciare bianco o addirittura colorarlo. Io opterei per colorarlo, guardate. Guardate che bello, verrà una cosa bellissima, ora vi faccio vedere. Guardate, andiamo a grattare tutto. Guardate qua, è stupendo, guardate quanti colori. Hai visto quanti colori? Però l'ho calcato benissimo. Ecco qua, guardate che bello, ci sono vari colori. Abbiamo il giallo, l'arancione, il rosso, il bianco. Abbiamo veramente il rosa, il fucsia, abbiamo tante tonalità diverse. Questo è il primo, ora andiamo avanti. Adesso voglio disegnare, a lei piacciono un sacco i principi, le principesse, queste cose qua. Voglio disegnare una corona e proverò a farlo senza il blocco. Vediamo se sono brava anche da sola. E qua, vabbè, quello lo facciamo a mano. Vediamo, coloriamo tutta la corona, così Lucetta sarà molto contenta. Vediamo, ci siamo quasi, bambini. Mancano, che dite, è venuta bene? Ditemi la verità, vi piace? Avete ragione, pallini, li devo far più dritti. Rimedierò, promesso. Ok, e poi da dover appunto restare con le principesse, le fate. Quindi ora le scontorniamo anche una bacchetta. Io penso che le piacerà molto. Qua è molto più difficile, dovete stare attenti e andare piano. Ecco, io infatti ho fatto un po' di pastrocchi. Ora calchiamo per bene e speriamo di risolvere un po' di pastrocchi. Se no, siamo spazzate. Ecco, vediamo. Poteva venire un po' meglio in realtà, però si capisce che è una bacchetta. Non facciamo troppo le pignole, si capisce, dai. Adesso facciamo un bellissimo unicorno, perché lei li adora gli unicorni, guardate. Oh, seguiamo bene le linee, vedete? Andiamo un pochino fuori, non fa niente, se. Tanto ci possiamo ripassare su. L'importante è non torcere troppo le linee, perché sennò viene veramente male. Ecco, tipo qua, andate piano bambine, non fate come me. Adesso lo coloriamo e poi dopo gli diamo anche un nome. Secondo voi che nome potremmo dare a questo bellissimo unicorno? Lo dovete scrivere, bambine. Scrivete, se non scrivete, io come faccio a sapere quello che pensate? Dovete scrivere. Scrivere tanto, 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 tanto. Oh, coda, facciamo tutto. Guardate che bello. Non lasciamo neanche un pallino nero. Bisogna avere molta pazienza. Oh, vediamo com'è venuta. Un po' non si vede, glielo facciamo noi. Oh, sì, è venuto veramente carinissimo. Guardate, bellissimo. Anche l'occhio. Sembrava che avesse l'occhio. La coda, giusto. La coda la ripassiamo. Perfetto, direi, no? Ora facciamo un bel cuoricino, perché voglio tanto bene a Lucetta, quindi le facciamo un bel cuoricino. E voi avete un'amica speciale? Sì? A cui fare un disegno del genere? Guardate, voglio fare questo cuoricino a Lucetta, perché le voglio tanto bene. Ecco qua, guardate. Oh, questo non lo coloro, scrivo dentro una Z come Lucetta, perché io le voglio veramente tanto bene. Vedete? Questo lo lascio bianco. E adesso le faccio questo numero, le scontorno questo. Sapete perché proprio l'uno? Perché lei per me è la numero uno, è la prima persona che chiamo quando bisogna, è la prima persona che chiamo quando c'è qualcosa di positivo, le voglio veramente tanto tanto bene. E per l'ultima cosa le voglio fare questa zampa, perché a lei piacciono tanto gli animali, un po' meno gatto poi quando litigano. Vediamo, le facciamo questa zampa, è molto facile, questa gliela coloriamo. Ok, così. Ok, guardate, ci siamo quasi, bambini, abbiamo quasi finito e non avete ancora detto come bisogna chiamare l'unicorno. Come lo vogliamo chiamare? Guardate che bello, vi piace il disegno finito? Sì? Carino? Manca il tocco personale, ovvero dare il nome all'unicorno. Lo chiamiamo come lo chiamiamo? Lisa, l'unicorno Lisa. A me piace il nome Lisa. Vediamo, speriamo che piaccia anche a Lucetta. Sono andata fuori. Questo proviamo a farla a mano, la L. Sono andata un po' fuori, sono sbagliata, bambini, sono andata troppo di fretta, non
dovete andare di fretta. Non è tanto bellina. Dopo cerchiamo di rimediare. Facciamola io adesso. La mettiamo un po' di fianco. Dovrebbe essere la seconda. Oh, così. Ma lì è venuta un pochino meglio. Vediamo la S che si trova qui. Vediamo la stessa altezza. Ok. Sì, dai. Non è né malissimo né bellissimo. Devo migliorarmi, bambine. Soprattutto non devo aver troppa fretta, come ho fatto oggi. Poteva venire molto meglio in realtà. Proviamo a darlo buffetta, vediamo cosa dice. Ciao Dotti, mi cercavi? Sì, un regalone per te. Che cos'è? Ecco qui, guarda. Io e i bambini abbiamo fatto questo regalo per te. Sono tutte le cose che ti piacciono di più. L'unicorno, la bacchetta magica e la corona. E questo è il mio cuoricino. Poi c'è questo simbolo che mi sembrava un po' una foglia. Però non lo so, è un simbolo strano, però mi piaceva. Poi qua c'è l'uno perché per me sei la numero uno. Una zampetta.